eccoci tornati, Cosima. Ci eccoci. Siamo. Eccoci. Allora, nel frattempo mi sono arrivati dei messaggi. Oh. Allora, la Sara, che saluto. Ciao Sara. Ciao, mi Sarona. Scrive: ragazzi si fanno la macchina, dicono. Sono sempre in ferie, mangiano al ristorante ogni giorno. E i debiti che hanno in giro? Vanno dal meccanico e pagano 3 mesi dopo. Però su Facebook ostentano ricchezza. Raccontano un sacco di palle. E questa è un'altra. E fin qui. Alla fine è una delle mie sostenitrici. Mi è arrivato un vocale. Buonasera a tutti. Mi interessava l'opinione della Cocchi a proposito di tirar sul culo. Concordo che non servono le bacche. Volevo sentire se secondo lei per tirar sul culo è meglio fare pole dance oppure tacco! Fare dell'eurospin. Oppure? Magari lei conosce un qualcuno o qualcuna che fa una di queste due cose qua. E... ma allora, guarda. Devo sentire la sua opinione. Allora. Sicuramente Paul è quella che funziona di più, anche perché quella che fa la cassiera all'Eurospin anche lei fa Paul, quindi tira sul culo anche lei, però decisamente Paul, ma forse anche fare la cassiera ha il suo perché. Comunque volevo ringraziare di cuore Tacco, grandissimo ascoltatore. Ciao della, Tacco di numero uno, grande. È anche pronta la sua sigla, è tutta una bulletta, ci stiamo lavorando, sarà presto pronta. L'ascolteremo non questo venerdì, ma il prossimo, alla prossima puntata. Di tutta una bulletta. Come quindi pausa nazionale non fai niente? A puntata speciale, stiamo valutando grandi ospiti, ma soprattutto... Coelli, la noce... Stiamo valutando grandi ospiti, ma soprattutto i nuovi contenuti in via di sperimentazione. E avremo grandi collegamenti specialmente da Napoli, attenzione. Oppa, ai, ai, grandi ai, ospiti ai, da Napoli, ma non solo, un po' da tutta Italia, ne abbiamo dal Friuli, attenzione, seguiteci, seguite i nostri social, vero Bando? Teniamo tutti informati. Io li seguo spesso, io li seguo sempre. E gradirei che tutti faceste la stessa cosa, perché ci si diverte, si sta informati, si ascolta la dietilica e si sta tutti bene, vero Frambo? Bravo. Io sto sbillando, voglio assolutamente telefonare a questi di Erbalife. Vai, proviamo. No, adesso gli voglio telefonare. Allora, col tuo telefono? Sì. Allora si sentirà bene la cosa qua? Aspetta, adesso te lo giro. Ok, ricordati di alzare il fader, perché sennò non si sente niente. Un momento, Nel frattempo loro parlano in arabo, però vabbè, lo stesso. Ricordi di alzare il gancio nero. Sentiamo. Vediamo, non squilla. I tastini sono schiacciati giusti? Si sente. Pronto? Io non parlo. Pronto, buonasera. Salve. Volevo delle informazioni riguardo al vostro prodotto. Posso darti del tu? Mi sembri anche. Sì, dovrei... certo, okay. Assolutamente. Tu conosci già prodotti? Ne hai sentito parlare? Ne ho sentito parlare, però non li ho mai provati. Ok, eri interessata per qualche esigenza particolare? Così, giusto? Sì, vorrei dimagrire e tonificare. Ok, allora, i prodotti Herbalife funzionano sia per il dimagrimento sia per le tue esigenze un pochettino di tonificazione, rassodare eccetera, perché in realtà sono prodotti che vanno a nutrire il corpo in maniera completa e quindi anche la fibra muscolare. Mm-hmm. E quindi aiutano a bruciare il grasso. Questo è un pochettino il concetto. È nata l'azienda proprio per la perdita peso, ormai 38 anni fa, nel 1980, sì. Mm-hmm. Ad oggi in realtà diciamo che risponde con i vari integratori, i vari prodotti per tutte le esigenze a livello di salute, dico io, perché okay. Comunque cioè ci sono tutti poi gli integratori che possono anche rispondere a esigenze di chiunque, quindi il multivitaminico, il calcio, gli omega 3, insomma veramente tutto. Okay. Infatti ti chiedevo giusto quali erano un pochettino di più le tue esigenze, nel senso di capire meglio di che cosa
parlarti, perché sennò ci sarebbe da parlare per ore, perché proprio l'azienda è molto, molto vasta. Ok, ti chiedevo, ma mi dareste anche una dieta? Allora, io do cioè ci insegnano a utilizzare e saper proporre bene i nostri integratori, e per quello noi facciamo proprio dei corsi anche con medici e nutrizionisti, mm-hmm, per sapere consigliare come integrare e utilizzare i nostri prodotti. Okay. Il tutto poi va abbinato a una dieta bilanciata, che non significa assolutamente mettersi a pesare gli alimenti piuttosto che impazzire in cucina, mm-hmm, assolutamente. Ecco, sì, perché alla fine mi interessa quello. No, sì, anche perché altrimenti sennò diventa uno stress. Esatto. Doppio. No, sono regole di base che vanno seguite, che poi alla fine sappiamo un pochettino tutti. Sì, esatto. Preferire, mm-hmm, che ne so, le farine integrali, non quelle bianche. Sì. Cercare di mettere nel piatto sempre una buona dose di frutta, verdura, poi un po' di proteine, che possono essere la carne, il pesce, le uova, mm-hmm, insomma, queste cose qui, e una dose magari un po' più piccolina di carboidrati. Sì. Cioè, fine, poi ti magari do qualche suggerimento su come gestire gli spuntini a metà mattina, a metà pomeriggio, che quello è importante, molto spesso non si fanno. Mm-hmm. E sì, io ad esempio sono una che no, esatto. Ok, tu dov'è che abiti, per curiosità? Io abito a Parma. Ok, perché la cosa migliore è, anche per poterti seguire meglio, darti le informazioni un pochettino più precise, io faccio così: se riusciamo a vedere una mezz'oretta, facciamo un'oretta che siamo più tranquille. Sì. Quello che noi facciamo, oltre appunto a suggerirti un programma che poi comunque lo si vede insieme, è farti anche una valutazione corporea con una specie di bilancio. Di bilancia, che si chiama impedenziometro. Ok. Ti posso chiedere una cosa? Ma tu, sì, cioè, sì. Hai studiato in merito? Sei una dietologa? Sei una, non lo so. No, allora, noi non siamo né nutrizionisti né medici, mm-hmm, noi, né io né ma qualche collega in mezzo, in realtà, per background professionale anche medico. Sì. Però diciamo che di base noi facciamo una formazione specifica con l'azienda, fatta anche da medici e da nutrizionisti, però di base noi non li siamo. Okay. La formazione dietro c'è. Uh-huh. Lo dico anche per trasparenza, nel senso che non si è improvvisati, diciamo, a parlare dei prodotti, perché l'azienda comunque ci tiene a formarci, e questo assolutamente lo facciamo. Mm-hmm. Il mio background professionale è differente, perché comunque io ho lavorato nella commerciale, nel marketing, per una catena di alberghi fino a un anno fa, poi quindi tutt'altro ramo. Assolutamente sì. Mm-hmm. Poi mi piace, perché sono anche molto sportiva, insegno anche spinning, insomma mi piace. Ah, ok. Infatti, a proposito, ma cioè, se io seguissi, prendessi i vostri prodotti e seguissi una dieta, cioè potrei anche avere risultati senza necessariamente andare in palestra, perché sono un po' pigra. Sì, e come quindi gran parte delle persone. Ecco, esatto. Allora, ti dico, non bisogna diventare sportivi o iscriversi in palestra per avere risultati, mm-hmm, no. Si può fare, diciamo, qualcosa per rendere, diciamo, lo stile di vita un pochettino più attivo, ma sono delle banalità. Magari, che ne so, fare le scale anziché prendere l'ascensore, cercare di fare un pochettino di moto anche a piedi, per dirti, mm-hmm, giusto per attivare un pochettino il metabolismo. Poi è chiaro che, ma questo viene in un secondo step, quando ti sentirai meglio tu, perché avrai più energia, perché comunque i prodotti danno più energia, ma semplicemente perché ti nutri meglio, per sì, cui alla fine il corpo risponde che è più attivo, c'è più voglia di fare, a quel punto magari ci sta che ti verrà anche voglia, magari anche addirittura di iscriverti in palestra o qualcosa. Ah, okay, del genere. Sì, perché magari inizierò a sentirmi meglio, sarò anche più, perché io comunque devo buttare giù, sì, parecchi chili. Okay, perché almeno una ventina di chili li devo buttare giù, e quindi okay. Non ti dico di farlo subito, cioè diciamo che è un percorso che va da sé. Io ho una mia amica di Milano, che l'ha iniziato a usare i prodotti a maggio, ha perso
nel suo caso lei ha risposto molto bene, lei ha perso 13 kg da maggio ad oggi. E non ha fatto sport né niente. Diciamo anche che i primi che si buttano giù solitamente sono i più semplici, i più facili, perché comunque sono anche molto liquidi. Sì. Quindi sì, all'inizio quando... è tutto più semplice. Sì. Non tutti rispondono allo stesso modo. Infatti, io anche per correttezza non direi mai a nessuno: perdiamo un tot di chili in un tot di tempo. No, okay. Perché ci sono persone che subito anche proprio hanno una risposta veloce, il metabolismo magari è più veloce e seguono anche molto bene quelli che sono i consigli e tutto, allora hanno dei risultati anche proprio rapidi. Ci sono invece persone tipo mia madre che per 6 mesi, ma soffre anche di tiroide, un'altra età, tutto esatto. Quello che ne voglia, lei per 6 mesi, cioè sì, stava bene, ma risultati sul peso non ne ha avuti, cioè li ha avuti sul come si sentiva, sì. Però ci è voluto un attimo per sbloccarle, adesso ha iniziato anche a rispondere sulla perdita peso. Quindi io non dico né che sarà in un modo né che sarà in un altro, cioè spiego un pochettino il modo in cui si va a lavorare, il modo in cui i prodotti lavorano e agiscono sul corpo, dopodiché poi periodicamente comunque si monitora un pochettino il risultato e anche come ti senti. Cioè quello che a noi insegnano a fare è seguire le persone in questo percorso, non me ne frega niente di venderti dei barattoli e basta, mi interessa che tu, se deciderai, intendiamoci, hai il tuo risultato e stai bene, sei soddisfatta, questa è la cosa in assoluto più importante, non ci tengo a dirlo, perché altrimenti Herbalife, come tante altre aziende, avrebbe messo i barattoli in farmacia piuttosto che nei negozi e fine della questione, invece Infatti ti chiedevo, ma la spesa è eccessiva? Più o meno intorno a quanto gira? Allora, assolutamente dipende da quello che si decide di fare. Il pasto, il sostituto del pasto, che è proprio la base più totale, Herbalife è nata con questo Formula 1 che è un sostituto del pasto ed è in assoluto il più venduto al mondo, viene a costare meno di 2 euro a pasto. Quindi quello... è una cosa che costa in assoluto meno in assoluto, se tu ci pensi che dovessi fare con il cibo un pasto completo equilibrato con 2 euro non ci arrivi neanche a metà, quindi questo proprio mi sento dire è estremamente economico. Poi è chiaro, magari uno ci abbina, che ne so, sei qualche chilo di troppo, è facile che tu sia disidratata, lo dico perché solitamente è così, quindi magari ci abbini gli integratori di sali minerali e vitamine per aumentare la tua idratazione, iniziare anche a drenare un po' i liquidi, allora ok, questo qui vi costa altri 2 euro al giorno, perché è molto efficace, piuttosto che si decide per tutta una serie di proprietà che ha di introdurre anche l'aloe che fa benissimo, allora ok, magari un altro euro al giorno. Sì, dipende un po' da quello che scegli di fare, insomma. Assolutamente. Ho capito. A me non piace all'inizio fare naturalmente prendere troppi prodotti, perché deve essere una cosa un po' graduale. Sì, anche perché per vedere un po' come funzionano in base alla persona, diciamo. Ovvio. Poi è anche chiaro che uno più prodotti prende, magari più ha un beneficio, un risultato. Quello è chiaro. Io adesso ormai li uso quasi tutti, a parte un paio. Ma tu hai iniziato a usarli perché volevi dimagrire? No, io ho iniziato al contrario, ho iniziato per la questione dell'attività, nel senso che 3 anni e mezzo fa, quando ho conosciuto l'azienda, io ho risposto a un annuncio su internet, voi per dirti, non la conoscevo assolutamente, ma mi si presentava come opportunità per un guadagno extra. In quel periodo lì avevo già 2 figli, adesso senti in sottofondo il terzo, che è nato. Comunque già ne avevo 2, mi stavo separando, avevo 2 mutui da pagare, incertezze sul mio altro lavoro, quindi cercavo qualcos'altro per gestire un po' la situazione. Quando mi hanno presentato i prodotti ero la persona più scettica del mondo, perché io sono sempre stata, tutto sommato magra, in forma, ho sempre fatto un sacco di sport, energia da vendere, ho detto a me non serve sta roba, lo dico molto sinceramente. Poi, visto che mi sono trovata in casa proprio quelli di base, perché l'azienda dice non ha senso che tu parli di una cosa innanzitutto che se non l'hai provata, esatto. Ovvio, infatti... quindi me li sono trovata in casa e ho iniziato ad utilizzarli,
mi sono ricreduta, tant'è che comunque oltre ad utilizzarli io, non è che io mangio solo quelli, ma nessuno di noi mangia solo quella roba, cioè adesso per dire abbiamo appena finito di cenare, abbiamo mangiato l'insalata col tonno, l'avocado, la focaccia e tutto quanto, però la colazione la faccio con i prodotti di Herbalife e non solo io ma anche i miei figli, perché... Caduta la linea, meno male. Let's go! Ok, caduta la linea per fortuna, perché ho sentito anche fin troppe cazzate. Ma cosa facciamo? La richiamiamo, finiamo la conversazione o lasciamo qui? Allora, onestamente questa mi sembrava che non fosse sicura neanche lei della roba che stessi cercando di vendere agli altri, giusto? No, poi ha tre figli, la lascerei gestire sì, il piccolo esatto. appena nato. Esatto, che forse è meglio. Da forse sola, anche poraccia. Ma no, un uomo l'aveva trovato, dai, non ne ha parlato. Speriamo, ma... speriamo. Questo fisico. No, volevo chiedergli solo se i prodotti sono naturali. E... mi sta richiamando. La sentiamo subito. Rispondo? Sì. Pronto? 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 Sì, è caduta la linea, scusami. Sì, ma ho il telefono, no, deve essere il mio, perché è un paio di giorni che fa così, forse devo aggiornare il sistema operativo o qualcosa del genere, quindi è da pensare. E non so fino a dove hai sentito, no, perché ti stavo raccontando un pochettino dei miei risultati, sì, che anche non in termini di peso, però mi sono definita molto di più e quindi tipo i jeans ora mi stanno larghi, quelli che portavo 3 anni fa, anche se io non ho perso peso, però definendomi corpo più tonico, la forma cambia e poi dopo si vede, cioè una donna lo vede su quelle cose lì, i pantaloni soprattutto. E poi non ho più appunto più mal di testa da 3 anni e io avevo sempre il moment nella borsa perché tra emicrania cervicale lo prendevo spessissimo, sparito tutto. 3 anni che non prendo una medicina. Quindi insomma si possono avere anche altri benefici. Sì, ma io ci tengo a dirlo perché naturalmente il peso è una cosa importante da controllare perché comunque porta anche a problemi di salute quando uno ha dei chili in più e troppo grasso nel corpo. Però in realtà cioè, sistemare la nutrizione è una questione di salute per chiunque, anche per chi come me non avevo problemi di peso, però mi sono accorta proprio del beneficio, se no non li darei ai miei figli per dirti perché loro non hanno naturalmente. Quindi i prodotti sono naturali allora, se li dai ai tuoi figli? Assolutamente sì, sono a base di estratti vegetali. Ma poi fanno un'alimentazione normale o sì, mangiano? Sì, sì, per il resto di tutto, assolutamente, con... condizione, poi per dirti, i bambini, noi abbiamo in casa anche la Nutella, è normale. Beh certo, no, infatti non priviamoli di quello. No, ci manca altro. Quando... è ricaduta la linea. E faremo metallata. Uno stacco più soft magari di prima. Ma io... Let's go! No, allora, una robina leggera, eh? No, ma non è neanche sicura lei di quello che ti vuole dire. Attenzione, abbiamo la richiamando. Basta, mettiamo giù. Basta. Ci ha rotto le palle. Sai cos'è che adesso non ti richiamerà 40 volte al giorno, Frambo? Sì, hai fatto bene a chiamarla col tuo. Infatti prima l'ha detto. Basta che non mi chiamino 800 volte al giorno. Guarda che lo metti in silenzioso. Boh. Eccoci qua. Vabbè, comunque sì, no, avrei allora, voluto chiedere che differenza c'è tra i vostri prodotti e quelli in farmacia. No, vabbè. Non abbiamo fatto in tempo. No, esatto. Il discorso è,
mi sembrava una ragazza normale che sì, insomma cercasse solo di smazzare qualcosa per tirare su qualcosa in più alla fine del mese, giusto? Beh, direi di sì, anche se però lei ha detto che non è che le interessa vendere il suo barattolame, lei interessa seguirti, curarti, prendersi cura di te. E poi comunque tu hai trovato il suo numero su internet, quindi secondo me se trovi il suo numero, lei magari è anche una che è un po' più in alto, eh beh, sì, a livello di popolare nel settore. Sì, dico. Sì. Guarda, magari ha un grado. Dico subito, ho cercato in Google contatti Herbalife eccetera ed era tra le prime 10, diciamo. Ecco. Sarà una national marketing, che sicuramente cacchio, sì, sarà forse una roba del genere, international, eh sì. Allora, comunque Frambo, se ti sentivi solo e nei prossimi giorni riceverai tante chiamate e potrai parlare più in coda in tangenziale. Anzi, secondo me inizierai a usare i prodotti Herbalife. Che ridere, ti rendi conto, immagini tipo alla fine si fa ingabolare Frambo. Sì, vuoi scommettere? Oh, ne riparliamo tra un mesetto, Frambo. Adesso ne riparliamo tra 5 minuti, prima ci ascoltiamo un altro pezzo che hai portato tu. Vai, e poi ci, bello, ci risentiamo per i saluti. Okay. Nel frattempo altra nel chiamata. Nel frattempo lei chiama, Beh, le mettiamo in blocco. Cos'è Frambo questa? Secondo me hai sbagliato ancora qualcosa. Ancora, ma è impossibile. Eccola! Certo. Mannarino va molto sulla dietilica ultimamente. Quando un giudice punta il dito contro un povero fesso, nella mano stringe arte tre dita che indicano se stesso. A me alza un dito per essere diverso, mi fa più fatica che sposta tutto l'universo. Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio, sto bene da solo. E il proverbio era sbagliato. So l'odore de tappo del vino che hanno rimannato indietro. So i galli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. E ce l'ho fegato, aia. So come il vento. Vado dove va, ma sto sempre qua. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, e più bevo e più sete mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia. So il giro a vuoto dell'anello cascato al dito della sposa, che poi l'ha raccolto e me l'ha tirato. E io gli ho detto, meglio, sto bene da solo, senza mogli e senza buoi, e se mi libero pure dei paesi tuoi, sto a cavallo. E se mi gira, faccio fuori pure il cavallo. Tanto vado a vino, mica a cavallo. So al buco nero del dente cascato al sorriso della fortuna. E la cosa più sfortunata e pericolosa che mi è capitata nella vita è la vita. Che una volta che nasci, giri, conosci, intrallazzi, ma dalla vita vivo non ne esci. Uno solo ce l'ha fatta, ma era raccomandato. Io invece non c'ho nessuno che mi spigne. Meglio, se sa mai, visti i tempi. Ma se rinasco, mi voglio rincarnare in me stesso, con la promessa di farmi fa più sesso. E prego lo Spirito Santo del vino d'annata, de mettemi a venne i fiori per la strada, che voglio regalare una rosa a tutte le donne che non me l'hanno data. Come a ditti è che na so fa una serenata. E brindo a chi è come me, al bar della rabbia, o della rabbia. E più bevo e più sede mi viene, sti bicchieri sono pieni di sabbia.
ma mo che viene sera e c'è il tramonto, io non mi guardo indietro, guardo il vento. Quattro ragazzini hanno fatto un'astronave con un po' di spazzatura, vicino ai secchioni, sotto alle mura, dove dietro non si vede e c'è un'aria scura scura. Ma guardate con quanta cura se fanno la fantasia di st'avventura. Me mozzico le labbra, me cullo, che me tremano le gambe de paura. Poi me fermo e penso, però, che bella sta bella fregatura. E brindo! Allora, siamo tornati e sono tornata con dei vocali che mi manda la Manu, che saluto. Ciao Manu! Grande Manu! Ma infatti questi programmi sono per gli ignoranti, nel chi non conosce fondamentalmente forti. Nulla, non conosce lo sport, non conosce neanche il sano stile di vita, perché comunque qua, da come parlano loro, è quasi come se si approcciassero a delle persone del Medioevo, cioè zero. Frambo, sano stile di vita di cui... non esiste solo Herbalife. Forse loro sono improntati, cioè il concetto è sempre quello di sfruttare determinate cose, ma forse loro sono più indirizzate in un discorso un po' più ampio, proprio perché è una catena che esiste da un totale di tempo, mentre sono quelle che stanno uscendo adesso che proprio si stanno sputtanando in maniere, cioè, miserevoli. Ho l'ultimo. Ah, stacchetto. Bella quella storia che ti dicono un euro al giorno, due euro al giorno, conta tutti gli euro perché non dicono il totale. Anche questa è fondamentalmente un trucco psicologico, ma ci sta, sì, per le persone del Medioevo. Ok, grazie Manu! Caracò, siamo già ai saluti finali, purtroppo. Ah sì, bene. Qui è volata, avevi ragione quando mi dicevi che sarebbe volata. È vero. Avevi proprio ragione. Non abbiamo neanche fatto in tempo, purtroppo, a passare tutta la tua playlist che avevi preparato. Vabbè, alla fine è rimasta a fare una canzone, quindi ci sta, ci sta. Sì, sì. Ci ha fregato tempo la telefonata corta con la venditrice. Sì. Lo stai gestendo di Frambo in regia? La storia è andata, eccola. Ascolta, ma la Co torna comunque a fare un'altra puntata. Senti che messo, che ho messo. I Cypress Hill. È più parli. Sì, eh. Sì, ci sta. In mezzo Latina. Alle uova qua ci sta. Detto questo, beh, sì, tra poco dobbiamo andare. Purtroppo la Co tornerà quando vuole lei. Va bene, con un altro argomento, boh, vediamo. Le porte di Radio Etilica sono sempre aperte. Brava. Ricordiamo a tutti che stasera ci saranno le prove generali dello staff di Radio Etilica e penso che andremo on air, quindi non vi aspettate la qualità di DJ Chiama Italia, che cioè quella che abbiamo abitualmente, però anche la qualità di tutta una pulletta. Vi saluta la Vale. Ciao Vale. Ciao Vale. No, grazie davvero. Allora, Co, io non ti conoscevo, piacevole scoperta anche a livello grazie, di temi parlati, anche perché abbiamo dato una boccata d'aria a una radio che stava impregnandosi troppo di sport e ci sta. Bisogna cambiare, sì. Quindi torna presto, non lo so, come ti d'accordo con il Frambo. Sì, intanto gli ho già proposto un nuovo tema, vedi? Quindi vediamo. Perfetto. Allora, intanto la ragazza di Arvalet continua a stalkerarmi, blocco, la faccio blocco? Blocca. Allora, blocco. Lei stava già fiutando il dollaro. Povera. Mi ho bloccato intanto. Ragazzi, abbiamo ancora pochi secondi di podcast, quindi veramente salutiamoci. Frambo, alzi la manetta un pezzo. Allora, l'ultimo pezzo che ha portato la Co, adesso con calma. Sì, con calma.